occasione della celebrazione della Festa della Repubblica abbiamo anche, come Alpini, inaugurato il nostro nuovo pennone alzabandiera e inoltre anche abbiamo scoperto una targa da noi dedicata ai caduti della Grande Guerra. Speriamo al più presto di inaugurare anche la nostra sede, che probabilmente avverrà intorno di settembre-ottobre di quest'anno, secondo gli ottimisti. Grazie. Alle mie spalle vedete anche che c'è un passeggiato piuttosto consistente, è la sede degli Alpini. Gli Alpini un anno fa sono rimasti senza sede, quindi bisognava che qualcuno intervenisse. Il comune ha dato in comodato d'uso l'area per 30 anni e tutti i lavori sono stati eseguiti dal gruppo Alpini. Naturalmente non solo soltanto il lavoro manuale, ma ci vogliono anche delle risorse per l'acquisto dei materiali. E ancora stavolta, e anche stavolta, la comunità montana è stata sensibile, approvando all'ultima assemblea di comunità montana un contributo particolare al gruppo Alpino di Pesano di 5.000 euro perché così la sede possa essere ufficialmente finita. Quindi io dico che questo grazie lo dico a nome dell'amministrazione, lo dico a nome del gruppo Alpini, lo dico a nome della cittadinanza tutta. Scusate, mi sono senza voce e anche senza parole, mi hai lasciato perché... Il migliore ringraziamento che si può fare a un ente quando eroga delle risorse è realizzare le opere che sono finanziate. E qui è una di quelle occasioni in cui il finanziamento è andato a buon fine, anche perché noi dobbiamo rendicontare in regione e quindi è importantissimo, sono importantissimi i tempi che Pesano ha rispettato da quando è entrata nella dinamica la comunità montana. Stasera tornando dal lavoro ho fatto il giro del lago di Locarno, perché io oggi ho lavorato, non ho fatto la festa della Repubblica. E mi sono convinta che forse noi siamo diversi perché negli occhi abbiamo la bellezza che forse tanti altri non hanno. E quindi questa è la nostra ricchezza. Grazie.
funziona? Funziona? Del centenario della Grande Guerra 1915-18, dove perso la vita milioni di persone per assicurare i posti della libertà e l'ideale di Marco Proprio, vengono ricordati tutti i caduti che perso la loro vita per il bene comune. I caduti pesanesi sono stati Castiglione Croci, Rustelli Giuseppe, Ferrei Ercole, Franzoso Luigi, caduti nel 1915, primo anno di guerra. Volgiati Alfonso, Volpi Ippolito, Caverzasi Carlo, caduti nel 1916, secondo anno di guerra. Caro Onorato, caro Gaetano, caro Emilio, caduti nel 1917, terzo anno di guerra. Piccoli Mario, Piccoli Ambrogio, Franzosi Mario, Tosi e Carlo, Bergobbi Giovanni, Rinaldi Pietro, Restelli Ettore, Mamonnini Pietro, Rinaldo, caduti nel 1918, quarto anno di guerra. Dall'archivio che ho potuto consultare ho rilevato che il 30 giugno del 1917 è stato chiamato alle armi il signor Campazzi Giuseppe, nato il 21 agosto 1899, congedato il 22 giugno 1920 e per fortuna uno dei pochi che si è salvato dalla guerra. Infatti ha continuato a vivere fino al 1941. E naturalmente sui 1700 caduti nel primo anno di guerra possiamo dire che 19 sono stati in totale quelli di Besano. In rapporto alla popolazione di Besano riteniamo che è il 25 per 1000 di persone che sono caduti nella prima guerra mondiale. E non credo che siano stati pochi. Quindi in omaggio a loro e a tutti coloro i quali persero la vita per il nostro futuro, invochiamo adesso la preghiera per i caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari caduti nell'adempimento del loro dovere nei cieli, in terra, sui mari. Per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animarono nel servire la patria, dona loro la vita eterna. A noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore, della vita che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà delle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen.
Permettete che aggiunga una piccola annotazione, perché la Grande Guerra è stata vissuta anche qui da noi. Tanti soldati sono stati portati qui per essere curati dalle ferite delle armi oppure anche per la malattia. A Viggiù, nell'ospedale di Santa Croce, per coloro che erano stati feriti, ecco, soprattutto con la baionetta, invece al sanatorio di qua sul monte per coloro che avevano problemi di polmoni. Ecco, quindi la Grande Guerra è stata vissuta anche qui da noi, ospitando tutte queste persone. Il nostro ricordo va soprattutto ai milioni di morti tra militari e civili. Buonasera a tutti, anch'io mi associo ai saluti a tutte le rappresentanti civili, militari, la popolazione, ai bersaglieri, alla banda. Porto i saluti della sezione di Varese, del presidente Bertoglio e di tutto il Consiglio. Questa manifestazione in una giornata così importante è bella, molto bella e significativa. Ricordiamo la Repubblica Italiana e poi ricordiamo anche, come diceva prima Don Daniele, i milioni di morti della Prima Guerra Mondiale. Un saluto a tutti e buona continuazione. Grazie. Mostra la forza e il coraggio.